tutti i camperisti qui in vacanza a Predazzo un invito a venire qui a seguire me, il dragologo, sul sentiero dei draghi, nella foresta dei draghi. Arrivederci! Ragazzi, ben ritrovati, eccoci al secondo giorno all'area camper Fiemme di Predazzo. Nel video di ieri ho già descritto l'area, vi metto il link qui sopra. Oggi, dopo una dolce colazione, andremo a far divertire il nostro piccolo Davide alla montagna animata sull'Atemar. Questo video, insomma, interesserà molto, specialmente le famiglie con bambini. Noi abbiamo sistemato il nostro camper proprio davanti alla casetta di servizio e come ieri mattina, appena arriva la ragazza del panificio, Anna Maria la sente e mi sveglia di soprassalto per mandarmi a prendere qualcosa per la colazione. Io mi infilo i pantaloncini e mi butto ancora addormentato. Il risultato è esilarante, state a vedere. Allora ho dei muffin con la crema, con la cioccolata oppure con la marmellata, se no ho delle brioche alla cioccolata, lo strudel, una treccia mochina con la marmellata e i frutti di bosco, oppure ho il pane tipico, o dei brezen, di procorn integrale. Mi dai due mochine, certo. E due strudel. Certo. La ricetta originale della treccia mochena viene realizzata con pasta sfoglia e farcita con marmellata dei mirtilli più crema pasticcera, mentre il suo aspetto ricorda un po' quello dello strudel. Buongiorno, così preso? Due mochine e due strudel. Bene, colazione, viva! Buongiorno, oggi è domenica 17 luglio e c'è una sorpresa questa mattina. Davide che cade dal letto. Esatto. Cosa ci sarà mai qua? Lasciamolo lì. C'è la notte. Quella è lo strudel. Lo strudel. Ma è più vuoto di quello di ieri. Ma non è lo strudel quello, è la treccia. Io chiedo strudel. È la crema. È la treccia. Questo è con il tondo. Allora non mi ha dato la mochina, mi ha dato la... È la treccia, serve la mochina, quella di ieri. Strudel. Questo è lo strudel. Ce l'abbiamo fatta. E strudel bis. C'è più niente. Buon lei. Tagliamo? Ci siamo spostati con il van di mia figlia alla stazione della cabinovia Ski Center Latemar. Subito prima della cabinovia, lungo la strada e giusto sopra il torrente Avisio, troviamo un grande parcheggio attrezzato anche per la sosta camper. Si tratta di un parcheggio, non si può fare nulla che possa ricondurre alla fattispecie del campeggio. Il costo della sosta è di 4 euro per un'ora, oppure 10 euro per 24 ore. Nel prezzo della sosta è compresa la possibilità di usufruire del camper service, carico e scarico, presente su un angolo del piazzale. Qui acquistiamo i biglietti per la telecabina Predazzo Gardonè, che dalla stazione di valle a 1050 metri sale fino a quota 1650, dove, tra bellissimi panorami e la natura più verde, ci si può divertire con le attrazioni della montagna animata. Il prezzo di andata e ritorno è di 15 euro per gli adulti e 10,50 euro per i ragazzi sopra gli 8 anni. Sotto gli 8 anni non pagano. Volendo si poteva acquistare il biglietto combinato che consentiva di proseguire da Gardonè con la seggiovia fino ai 2200 metri di Passo Feudo, ma noi nel pomeriggio dobbiamo fare il viaggio di ritorno a casa e quindi ci limitiamo a salire a Gardonè. La tratta è lunga 2600 metri che si percorrono in circa 15 minuti. La vista durante il tragitto è mozzafiato e spesso anche vertiginosa.
Appena scesi dalla cabina scopriamo subito il pozzo dei draghetti, che ovviamente attira tantissimo la curiosità di Davide, che vorrebbe seguire ogni drago che appare e scompare. Questo sarà il punto di incontro con il professor Nikolaus Drache, dragologo, che più tardi ci accompagnerà lungo uno dei sentieri tematici alla ricerca delle tracce dei draghi dell'Atmar. L'attrazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione fino ad esaurimento dei posti al punto info di Gardonè. Nel frattempo Davide trova tantissime occasioni per giocare, scoprire e divertirsi. Qui alla Montagna Animata abbiamo trovato un nutrito calendario di iniziative per l'estate. Vi consiglio di prendere visione in internet di quello che è in programma fino a settembre e poi sarà programmato per i prossimi anni. Guardate intanto Rai 3 con il suo inviato John Wiseman e Rete 4 con il suo inviato Arnoldo Sbazzeguti. Eccoli qui, abbiamo in media. Ma cioè, io sono il professor Nikolaus Drache, dragologo di fama internazionale. Quest'oggi però abbiamo altri dragologi dalla... Fatte le presentazioni, il famoso dragologo guida la comitiva che si è formata spontaneamente lungo il panoramico e semplice sentiero della Foresta dei Draghi, dove incontriamo evidenti segni della presenza delle mitologiche creature. Si tratta di un percorso ad anello lungo 1,4 km, pianeggiante e percorribile anche con i passeggini o con le sedie a rotelle per disabili. Mirando il panorama. Camperisti qui in vacanza a Predazzo, un invito a venire qui a seguire me, il dragologo, sul sentiero dei draghi nella Foresta dei Draghi. Arrivederci! Al ritorno dall'avventura tra i draghi e dopo il saluto davvero speciale a tutti i camperisti da parte del professor Nikolaus Drache, decidiamo che è l'ora di andare a pranzo. La scelta era tra un panino al chiosco e un pranzo completo al self-service della Baita Gardonè. Abbiamo deciso per la seconda. Qui troviamo una discreta scelta di piatti tipici e non. La qualità, a mio giudizio, è mediocre, in compenso le porzioni sono decisamente abbondanti e i prezzi non eccessivi. Ci siamo sfamati in 5 spendendo 80 euro, comprese 4 birre medie e una bottiglia d'acqua. Dopo aver pranzato, ammiriamo la discesa dei bob dell'Alpine Coaster Gardonè. Si tratta di un circuito su rotaie lungo circa 1 chilometro dove sfrecciano i bob a 2 posti.
Oltre al bob è disponibile anche la pista tubi, un grande scivolo che i bambini percorrono a bordo di coloratissimi gommoni. Sia per i bob sia per i gommoni si possono acquistare i biglietti combinati e scontati assieme al biglietto della cabinovia direttamente alla stazione di Predazzo, oppure i biglietti si possono prendere a prezzo pieno qui in loco. A metà pomeriggio è arrivata una numerosa e allegra compagnia di ragazzi, molti con disabilità, provenienti dall'Israele e che hanno attirato l'attenzione di tutti con i loro canti e balli tipici. Adesso però è ora di scendere al parcheggio dei camper, perché poi si aspetta il viaggio di ritorno a casa e per le strade la domenica pomeriggio in questo periodo sai quel che lasci, ma non sai quel che trovi. It's been broken.